Un grande omaggio della città allo scrittore gaetano Carlo Kelly, quello offerto all'interno della sala consiliare di Massa a 120 anni dalla morte dell'autore dell'eredità Ferramonti. L'opera, portata al successo sul grande schermo nel 1976 dal regista pistoiese Mauro Bolognini. Vogliamo portare avanti un percorso che è iniziato già da tempo ma che vuole proseguire. Siamo partiti con la famiglia Piccirilli, con gli scultori che sono andati emigrati poi a New York. Oggi parliamo di Gaetano Carlo Kelly e naturalmente ci saranno altre sorprese in futuro. L'evento, promosso dall'amministrazione, dal professore Paolo Giannotti e dall'associazione antica Massa Cibea, ha coinvolto gli studenti delle scuole cittadine, che hanno ascoltato con attenzione le parole della professoressa Laura Oliva e degli eredi del romanziere, i fratelli Carla e Pietro Gennuso, che hanno presentato le opere di Kelly e raccontato alcuni aneddoti della sua vita. Dimenticato tra i minori della nostra letteratura dell'Ottocento, è invece parso di una certa importanza, tant'è che anche un regista del calibro di Bolognini ha poi deciso di farne una trasposizione cinematografica con grandi attori da Anthony Quinn a Dominique Sandà al nostro Gigi Proietti, appunto del romanzo che a detta di Pasolini colloca Kelly dopo Verga e prima di Svevo tra i più grandi narratori dell'Ottocento.